Nella prima lettura dal libro dell'Esodo, Dio dice: non molesterai il forestiero né l'opprimerai. Si sta parlando dell'amore per gli stranieri. Vorrei leggervi la lettera commovente di una ragazza che è stata costretta a essere schiava sulle nostre strade. Cari mamma e papà, è tanto tempo che non vi mando mie notizie, ma solo ora trovo il coraggio di raccontarvi quello che mi sta capitando. Sono scappata dalla Nigeria perché ero stanca di vivere nella miseria. Chi nasce nella bidonville non ha speranza di migliorare le sue condizioni. In Italia credevo di potermi rifare una vita e invece sono schiava di chi mi ha portato qui. Mi costringono ad andare con uomini che non conoscono per colmare il debito contratto con loro. Inizialmente credevo di riuscire a saldarlo, ma ora so che non finirò mai. Per tutti questi mesi non vi ho detto nulla, perché non volevo deludervi e temevo il vostro disprezzo. Mi vergogno di quello che faccio, ma non posso tornare indietro, perché mi hanno sequestrato i documenti e perché sarai disprezzata da tutto il villaggio. Scappare altrove non è una buona soluzione, che è perché mi troverebbero e mi farebbero del male. Vi scrivo questa lettera perché possiate avvisare le altre ragazze che come me pensavano che andando via si potesse avere una vita migliore. Vi chiedo perdono per le mie ambizioni e le scelte sbagliate. Spero che riusciate a volermi bene come io ne voglio a voi, con affetto. Ecco, questa è la terribile realtà di persone che vengono schiavizzate. E noi siamo indifferenti, guardiamo dall'altra parte. A volte addirittura c'è sicuramente qualche connivenza, c'è sicuramente qualcuno che chiude un occhio delle autorità perché gli conviene, perché è talmente lampante questa situazione di schiavitù che come fanno a non vederla? Come fanno a non far niente? Non si può spendere soldi per queste persone che sono straniere. Non conviene, non porta voti. Ecco, questo è il modo con cui siamo arrivati. La schiavitù esiste di nuovo. E non è solo questo uno dei casi. Ci sono tanti altri casi in cui la vita umana non conta nulla, se solo un mezzo, uno strumento da usare. Ma vorrei citare anche un passo della seconda lettura, ecco, la gioia di Paolo. Sono infatti loro a parlare di noi, dicendo come vi siete convertiti a Dio. Ecco, quello che colpisce è vedere persone che sono cambiate, trasformate, che hanno incontrato il Signore e sono diventati diversi, hanno riscoperto una dignità, una speranza, una forza. E spesso sono le persone più semplici. E questa è la gioia che io come prete ho tutti i giorni, di vedere che Dio opera nelle persone. Che bello, andiamo avanti. E questo Dio che ci libera, che ci rende veramente felici, che ci rende consci di essere amati, ci dà anche la forza di lottare, di ribellarci contro ciò che ci opprime e di lottare per chi è più povero, scartato. Ecco, questo amore che sperimentiamo da Dio, riversiamolo sugli altri. Ama il prossimo tuo come te stesso, dice Gesù nel brano di Vangelo, ecco, anche riprendendo la prima lettura di oggi. No, scusate, questo è del libro del Levitico, non è della prima lettura di oggi. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Amare il fratello è la prova che ami Dio. È il modo concreto di amare Dio. Sei sicuro di amare Dio con tutto il cuore se ami il prossimo come te stesso. L'altro, che è semplicemente e sempre un fratello, non è un muro o una porta chiusa fra me e Dio, ma una porta aperta,
una via direttissima a Dio. Gesù si è comportato così per primo. Di conseguenza, amare per il cristiano più che osservare un comandamento è imitare una persona, Gesù. Imparare l'arte di amare è il compito più importante ed entusiasmante della vita. Iniziamo ad allenarci mettendo in pratica quel come te stesso. San Francesco di Sales diceva così: mettetevi sempre al posto del vostro prossimo e mettete il prossimo al vostro posto, così giudicherete bene. Comprando immaginate di essere chi vende e vendendo d'essere chi compra. Così comprerete e venderete equamente.